Ma segno di vittoria! Siamo molto molto onorati del risultato che queste elezioni regionali ci consegnano, è un dato di grande fiducia che riceviamo in maniera abbastanza trasversale da tutti i territori della regione, che è fatto credo di tanti elementi. Primo elemento è quello dei valori. Noi ci siamo appellati in tutta questa campagna elettorale ai valori fondanti dell'Emilia Romagna, il lavoro, la solidarietà, e sentivamo quando giravamo la regione che questi erano valori che sentivano le persone in maniera profonda, in maniera radicata in questa terra. L'orgoglio, perché abbiamo rivendicato in questa campagna elettorale ciò che è l'Emilia Romagna, e cioè uno dei luoghi del mondo, d'Europa, più avanzati in termini di qualità dei servizi, diciamo di radicamento delle istituzioni, di lavoro di squadra fra le istituzioni e la società civile. E poi in tutta questa campagna elettorale, questo per me è stato un elemento, diciamo, molto importante, su cui sono stato molto molto determinato, costantemente abbiamo parlato dei problemi, abbiamo proposto soluzioni, non li abbiamo mai schivati, non li abbiamo mai negati i problemi, e quindi questo per noi, diciamo, sarà un tratto. Abbiamo detto con chiarezza punto per punto cosa vogliamo fare e ora siamo nelle condizioni di farlo. Lo siamo dove dobbiamo mettere in campo una grande battaglia, che è quella per la difesa della salute pubblica. L'abbiamo detto con chiarezza, l'Emilia Romagna è il sistema sanitario più forte del paese, ma noi non ci rassegniamo a diventare dai migliori i meno peggio, e quindi sul fronte della difesa della salute pubblica l'Emilia Romagna apre un grande fronte nazionale. Noi vogliamo difendere la salute pubblica nella nostra regione, nel nostro paese. Dall'altra parte io spero che già nei prossimi giorni ci si possa incontrare con la Presidente del Consiglio. Vengo dalla provincia di Ravenna. La provincia di Ravenna è stata indiscutibilmente la provincia più colpita dagli eventi alluvionali che hanno stravolto l'Emilia Romagna nell'ultimo anno e mezzo. Qui a Bologna è stato altrettanto pesante, altrettanto grave nel mese scorso. Su questo si deve cambiare radicalmente fase. C'è stato un anno e mezzo di polemiche politiche, di scontri, di attacchi, a volte anche di notizie false. Serve uno scatto repubblicano, serve che il Presidente della Regione Emilia Romagna e la Presidente del Consiglio stringano un patto repubblicano. Questa terra ne ha bisogno, penso che ne ha bisogno tutto il Paese, di aumentare la prevenzione, le politiche di sicurezza, ma l'Emilia Romagna ne ha bisogno in maniera particolare, e quindi ripeto, spero che su questo si possa segnare un cambio di passo. Non è un cambio di passo che deve fare il Governo, non è un cambio di passo che deve fare la Regione, non è un cambio di passo che deve fare Michele De Pascale, è un cambio di passo che devono fare tutti. Non voglio metterla nella speculazione politica. Tutti devono migliorare quanto fatto fin qui, e questo, diciamo, ne va del futuro di tutta l'Emilia Romagna, in particolare di una parte molto molto rilevante del nostro territorio. Quindi su questo spero che già nelle prossime ore si possa, diciamo, segnare un cambiamento. Ho varcato questa porta credo la prima volta nel 2006, avevo 21 anni, ero un giovane consigliere comunale di ogni regione per, diciamo, un problema della mia città, del comune che amministravo. Per un figlio di questa terra, presiedere l'Emilia Romagna è l'onore più grande che possa capitare nella vita. Questo, diciamo, è lo spirito con cui mi approccio a questa sfida. Sono ovviamente molto molto riconoscente a tutti gli emiliano romagnoli che ci hanno dato fiducia. Da domattina sarò impegnato anche a cercare di conquistare il rispetto, la fiducia di chi non ci ha votato, di chi non si è recato a votare, ma lo confesso, è stato un grandissimo onore.